La pittura gestuale di Emilio Vedova, uno dei protagonisti del Novecento italiano, prende possesso, con tutta la propria vitalità storica, di Palazzo Reale a Milano, in particolare della Sala delle Cariatidi, allestita con intensità e visione, la ricostruzione di un mondo pittore con immaginario di arte e vita nel suo complesso, nel quale a farci da guida è il curatore Germano Celant. Quello che abbiamo cercato di fare è di lavorare sulla dialettica tra due momenti storici che sono quelli più aggressivi, quelli potenti, quelli più espressivi degli anni 60 e degli anni 80 e giocare con la diagonale di un'architettura che è completamente spettacolare ma vuota e far sì che ci sia questo scambio dialettico all'interno della creatività dell'artista e non del curatore. Lo scambio è evidente, non solo tra i dipinti e l'architettura, ma anche tra le opere di Vedova e il nostro porsi davanti a esse, alla luce del tempo e delle lezioni che, nel frattempo, si sono andate a sedimentare. Ma c'è qualcosa, al di là del semplice gusto, che rende i lavori ancora pronti a porci domande che restano contemporanee. E in qualche modo una spiegazione di questa sensazione ce la fornisce anche Alfredo Bianchi, presidente della Fondazione Emilio e Anna Bianca Vedova, che ha promosso la mostra insieme al Comune di Milano e al Palazzo Reale. La filosofia della Fondazione Vedova è quella di Vedova, che ogni giorno è un giorno. E per noi questo è il primo giorno. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza. Avendo di fronte Celant, poi, è abbastanza inevitabile chiedere a lui che cosa resta oggi del gesto di Vedova. La rabbia, secondo me, che è qualcosa che spinge le persone a cambiare una struttura politica o culturale, quindi la rabbia di spezzare, la rabbia del gesto, il taglio, l'aggressione. C'è una cultura che esce dal dopoguerra fondamentalmente, che continua questo tipo di tragedia, però che diventa esistenziale. La mostra Emilio Vedova resta aperta gratuitamente a Palazzo Reale fino al 9 febbraio 2020 ed è sostenuta da Generale Italia attraverso il proprio programma Valore e Cultura.